Buonasera, benvenuti alla Maracanà. Siamo qui con Nicola Cutolo, bomber del City, capitano di Great Manchester City, grande squadra di rivelazione di quest'anno del Torneo Cerco, ultima partita per lui. Qualcuno aveva detto alla vigilia che forse ci sarebbe stata una pastetta, ma Nicola Cutolo ha sempre detto che veniva in campo sempre felice, l'ha dimostrato la disciplina, l'ha fatto. Ancora una volta, migliore in campo, così ha deciso il collaboratore dell'arbitro, anche se lui non è d'accordo, però ha fatto due gol davvero spettacolari. Ti dicevano di farle vedere nelle scuole con Biglia, diciamo lui. No, l'ultimo, con la coordinazione, può succedere anche a me di farlo. Stasera secondo me è un po' sotto tono, sai, senza stimolo, però comunque ci siamo tutti lo stesso. 10-13, sì, quindi comunque. Il risultato non conta. Sì, è una bella partita, l'ultima. Sentivo al quarto posto questo. Adesso in questo momento siete al quarto posto, avete superato anche il Trapani, che però deve giocare domani. Allora, rimarrà il quinto, quindi va bene lo stesso come il primo anno, va bene. Vabbè, poi ci sarà. Dove siamo arrivati? Champions League senza playoff, qualificazione diretta, forse addirittura con stasera mandate il Valencia fuori dal playoff di Champions League, dovrebbe vincere il Chelsea a molto fra poco. Come ti senti ad aver decretato? Il Valencia è sempre andato in Champions in questi 3 anni, mai fatto Europa League. Mi dispiace, però tu lo sai, io gioco per vincere, quindi non prevalente neanche a mio fratello. Quindi sarebbe stato antisportivo, quindi abbiamo giocato la partita nostra, abbiamo vinto, forse è girata per giocare. Mi dispiace per Matteo, però. Ed è giusto anche così, anche nel pieno spirito del trofeo, cioè che giocarsi da tutto fino alla fine. La squadra è questa, la lista è stata consegnata tutta quanta, gli hanno fatto una presenza l'altra volta nell'acquisto Marotta. Con questa squadra che ha visto giocare Santrano Marotta, che forse entrerà ancora nei meccanismi di questo City, il City, come abbiamo detto, tu giochi sempre per vincere, ma può veramente, tu pensi in quelle squadre, può veramente dire la tua in questa Champions? Giochiamo per vincere, quindi poi vediamo alla fine, tiriamo la somma. Quindi senza problemi si candida per la vittoria di questa Champions League. Intanto ha fatto vedere, secondo me, squadra di rivelazione, poi vediamo insieme, ma e forse quasi sicuramente la squadra di rivelazione del trofeo Cerco nel 2014. Ringraziamo Nicola Cutolo che è arrivato a 30 reti per quanti anni sono adesso? 39 anni, 30 reti, è un ottimo risultato. Ringraziamo Nicola, lo salutiamo ancora una volta, ringraziamo forse anche per aver buttato in Valencia fuori dalla testa, questo poi vedremo. Grazie. Ciao, ragazzi.